Gianni Chierchi, segretario cittadino dell'UPC, già assessore comunale in questa amministrazione. Negli ultimi giorni ovviamente sono successe un po' di tutti i colori, diciamo, forse anche di più degli ultimi giorni, ma nello specifico l'11 settembre, consiglio comunale, un consigliere comunale nello specifico Alessandro Masone, come è stato riferito dalla stampa, ha contribuito a salvare il sindaco insieme all'uscita dall'aula di Boppinisi, capogruppo del PD. Possiamo iniziare a commentare gli ultimi fatti, le ultime vicende, proprio dall'ultimo Consiglio Comunale. Ma certamente il fatto importante è l'approvazione del bilancio consuntivo in Consiglio Comunale. Beh, vede, io ritengo che ogni consigliere debba votare come ritiene opportuno. Tante critiche perché Nasone ha votato contro, perché Mimmo Pilisi è uscito dall'aula, era tutto quanto già deciso. Allora avevano deciso così. Quello che non va bene, magari, le stupidaggini che si cercano di dire quando si va a giustificare, non capisco perché, quello che è stato fatto. Ecco, questo per me è un errore. Ad esempio, mi è piaciuta molto la sortita sul tavolo del centro-sinistra, no? Di quale centro-sinistra vogliamo parlare? Citato da Nasone, citato da Mario Bruno, di quale centrosinistra, di quello che hanno completamente sfasciato, con atteggiamenti sempre poco corretti, poco leali nei confronti invece di chi è stato sempre leale. E poi voglio dire, Nasone, fatemi capire, lui che parla di costruire il tavolo del centrosinistra, con quale, voglio dire, titolo, con quale forza? Io penso che lui dovrebbe stare un attimino un po' più modesto e stare un attimino a capire, centro-sinistra, se si deciderà di incontrarci, ci incontreremo come forze politiche, PD, noi e le altre forze della sinistra. Voglio dire, quando succedono le cose che sono successe nell'arco dei mesi, va via Gianni Kirchi, va via Natascia Lampis, perché chiaramente forse ci siamo dimenticati che anche quella è una sinistra importante, di quale tavolo vuoi parlare? Non è che sono andati via perché hanno lavorato male o perché sono andati via perché il sindaco è stata una persona che non è stata leale e corretta nei loro confronti. Ma lei, che è sempre comunque, viene riconosciuto schietto e diretto nelle affermazioni e anche abbastanza esperienza, nel futuro, per il futuro, ancora si può parlare, secondo lei, soprattutto ad Alghero, soprattutto vista la condizione in cui si trova la città, di centro-sinistra e centro-destra? Ma no, io lascerei da parte un attimo questo discorso del centro-sinistra e del centro-destra. Io ritengo che sia invece molto più importante che le persone si riuniscano intorno a un progetto comune Alghero, perché se noi continuiamo così, intanto continueranno ad arrivare da fuori per dirci, magari da Sassari, per dirci quello che dobbiamo fare. Io sono una persona libera, lo sono sempre stata, faccio e dico sempre quello che penso e che ritengo più opportuno. Io penso che ci siano veramente le condizioni per far rinascere questa città. Dipende solo dagli uomini, non dipende certamente dalle sigle. Rinascere dunque, ovviamente oggettiva la condizione di difficoltà. Lei si aspettava che Mario Bruno fosse così, almeno dal punto di vista soprattutto amministrativo, ma anche forse umano? Ma no, sotto il profilo umano lo sanno tutti che è una persona, voglio dire, particolarmente decisa. Anche prepotente, oserei dire, perché insomma questo è abbastanza riconosciuto. Che fosse un incapace io non me lo sarei mai immaginato, perché comunque non ha lasciato il segno, aveva una forza politica e una coalizione molto, molto buona, molto forte, c'erano i numeri, c'erano anche le persone che potevano lavorare. Voglio dire, tutti i fallimenti che ci sono stati, ricordatemeli voi, il porto, l'aeroporto. Anche la semplice questione che riguarda lo scuolabus, no? Del quale oggi abbiamo tutti questi problemi. Ma possiamo parlare di tantissime altre situazioni. Voglio solo ricordare che io sono andato via nel maggio del 2016 e ho lasciato oltre 20 opere che nell'arco di 3-6 mesi potevano decollare. Ne sono, mi sembra, partite 3, 3-4. Fermo restando il discorso della 291 Alghero-Sassari, che quella è una cosa molto complicata e anche decisamente lunga, che dipende dall'ANAS più che da noi, però voglio dire, noi possiamo anche dire la nostra sotto questo profilo,
Ma tutte queste opere pubbliche, ma di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della piscina? Insomma, voglio ricordarvi che ad esempio i 600.000 euro dei fondi Jessica per quanto concerne il Palazzo Comunale, beh, è stato firmato l'atto nel dicembre del 2015, c'erano i soldi, c'era tutto, come mai non decolla? Io avevo anche trovato una specie di accordo con i tecnici che precedentemente avevano fatto tutto, ma di queste opere non c'è traccia. Voglio dire, le opere sono partite, il buco della muraglia, quando io sono andato via, ma era già tutto quanto in itinere, e vogliamo parlare della zona di Unges Galantè. Io personalmente avevo trovato i soldi in regione, 600.000 euro, io, non certamente il sindaco, e poi ho fatto tutto quello che c'era da fare. Sembra che sia partito da poco, è passato già un anno e mezzo. Vogliamo parlare della piscina, ma di tantissime altre opere che comunque dovevano essere fatte e che non sono state fatte. Quindi una grande incapacità, certamente, nella gestione di tantissime situazioni della città di Alghero. Si fa un gran parlare anche della consigliera che fa riferimento all'UPC, ovvero Linda Ogiano, che per problemi oggettivi ribaditi più volte non ha potuto partecipare ai lavori del Consiglio. Ci sono delle novità in merito? Ma io ho sentito Linda nei giorni precedenti al bilancio, al Consiglio Comunale relativo al bilancio, sarebbe dovuta scendere se non fosse che Francesco non è stato bene, quindi non è potuta scendere, ma se scendeva avrebbe votato di no, l'ha detto lei e lo dirà anche lei, magari appena rientra qua in Sardegna lo dirà certamente anche lei, voglio dire.